ho preparato le zeppole di San Giuseppe con creme amarene. Seguite il procedimento e tutti i segreti per prepararle alla perfezione nel video che segue. Gli ingredienti delle nostre zeppole sono 250 g di acqua, 100 g di burro, 150 g di farina, 4 uova, un pizzico di sale. La prima fase del procedimento prevede che mettiate acqua e burro e sale nel boccale. Quindi acqua, burro, pizzico di sale nel boccale e poi andate ad impostare 5 minuti 100 gradi velocità 1. 5 minuti. Velocità 1, 100 gradi. Via. Adesso mettiamo la farina ed impostiamo 20 secondi a velocità 4. Dopodiché andiamo a cuocere impostando 6 minuti 90 gradi velocità 3. 6 minuti 90 velocità 3. Adesso togliamo il tappo e facciamo freddare il composto per circa un quarto d'ora, dopodiché andremo ad incorporare le uova. Il composto sta qui, adesso si fredderà e poi incorporeremo le uova una alla volta. Il composto si è freddato, adesso rimettiamo il nostro coperchio ed andiamo ad inserire le uova una alla volta mentre il nostro robot va a velocità 4. Quindi mettiamo il primo uovo, azioniamo a velocità 4 e versiamo. Adesso andiamo ad impostare per 30 secondi la velocità 6. 6. A questo punto mettiamo il coperchio e diamo il via. Intanto allora vado a preriscaldare il forno a 200 gradi e vado a prendere una leccarda che ricoprirò con carta da forno, una sacca a poche con un beccuccio a stella per procedere alla formazione delle zeppole. La consistenza del nostro impasto è questa qui, guardate. Adesso lo andiamo a mettere nella sacca per formarle. Questa è la sacca a poche, mettiamo al suo interno il composto. Okay. E andiamo a fare quasi due giri.
Adesso formerò tutte le zeppole, dopodiché vi faccio vedere come le inforno. Ho formato le mie zeppole, adesso le vado a cuocere in forno a 200 gradi, ventilato, per circa 20 minuti. E poi non le toglierò subito dal forno, ma lascerò lo sportello semiaperto, spegnendo il forno, le lascerò all'interno altri 10 minuti. Ci vediamo dopo, vi faccio vedere il risultato finale. Vedete, le zeppole sono pronte, ma io le lascio ancora 10 minuti nel forno con la porta leggermente accostata. Ecco sfornate le nostre zeppole, adesso andiamo a riempirle di crema utilizzando sempre la sac à poche. La crema l'ho preparata precedentemente utilizzando la ricetta che trovate nella description sotto il video, sotto questo video. È sempre una ricetta realizzata con Messi Cuisine Connect. In più mi sono munita anche di amarelli sciroppate che metterò a decorazione delle zeppole. Quindi con la crema, vedete che è una crema veramente eccezionale. Riempio la sac à poche. Vado a mettermi al centro della zeppola e vado a decorare. A questo punto, quando avrò messo la crema su tutte, vado a decorare con la nostra amarena. Spolverizzo con zucchero a velo. Vado a mettere su un piatto di presentazione. Ci vediamo tra un minuto. Ecco le nostre zeppole al forno, buonissime e gustosissime. Se questa ricetta vi è piaciuta, vi invito a mettere un like a questo video, vi invito ad iscrivervi al gruppo Facebook Messier Cuisine Connect e Plus Italia per trovare queste ed altre ricette. Vi invito ad iscrivervi soprattutto a questo canale YouTube In Cucina con Messier e a seguirmi sul sito www.messierricette.it. E buone zeppole a tutti!